E ben ritrovati. Allora, oggi vi volevo parlare del mio, visto che ormai si è concluso quarto mese di gravidanza e insomma della mia esperienza. Come penso voi sappiate o comunque avete visto il mio video dove parlavo del mio primo trimestre di gravidanza, e se non l'avete visto vi invito sul mio canale ad andarlo a vedere, dove vi dicevo appunto che io soffrivo, ho sofferto tanto di nausea. E il mio quarto mese di gravidanza infatti inizia così, che con questa continua nausea e questo cattivo sapore in bocca, un saporaccio. E infatti una volta finito il terzo mese, alla visita di routine di controllo dalla dottoressa, la dottoressa mi pesa e nota infatti che avevo perso dall'inizio della gravidanza fino all'inizio del quarto mese, avevo perso 5 kg. Allora, decise di prescrivermi mi fece una ricetta e mi prescrisse delle pastiglie per appunto per la nausea. E questo avvenne un giovedì mattina e io poi venerdì e sabato però non andai a comprare queste pastiglie perché martedì dopo sarei entrata nella 13ª settimana e da quello che avevo letto e sentito, se ero fortunata, cioè che alla fine insomma, del primo trimestre di gravidanza, a molte le nausee sono sparite, quindi infatti io speravo che sparissero senza che ci fosse il bisogno di... Ah, scusatemi un attimo. Bella, cosa stai mangiando? Mamma mia, non posso lasciare niente qua. Pezzo di carta, mangiati l'osso. Scusate. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, che comunque non stavo... Avevo letto, avevo sentito che alla fine del terzo trimestre comunque queste nausee sarebbero dovute sparire. Allora io ho deciso di aspettare che finisse la 12ª settimana e infatti non andai a comprare, a spendere i soldi a comprare quelle pastiglie. E infatti il martedì successivo, proprio nella mia tredicesima settimana, l'inizio della tredicesima settimana, al mattino mi svegliai e stranamente stavo bene. Cioè, cosa che mi ha... ero felice, però ero anche un po' titubante perché dicevo no, non è possibile, perché la mia nausea era completamente sparita. Il saporaccio, il cattivo, il sapore era rimasto, comunque ce l'avevo ancora così, però non avevo più la nausea. E infatti non riuscivo neanche comunque bene a crederci, infatti non mi volevo fare illusioni. Ho fatto tranquillamente quel giorno, infatti, cioè me lo ricordo perché dopo 3 mesi passati con la nausea te lo ricordi. Niente, feci colazione, a pranzo mangiai qualcosa di leggero e a cena però non riuscii a mangiare praticamente niente. Non perché avessi la nausea, ma perché proprio mi si era chiuso lo stomaco. Evidentemente si vede che passare 3 mesi mangiando solo roba asciutta e poco e niente, poi non puoi pretendere che anche se tu ti svegli la mattina che stai benissimo, non puoi pretendere di riprendere a mangiare normalmente, il tuo stomaco non ce la fa. Comunque, proprio il primo giorno della mia 13ª settimana, questa nausea è sparita. Dopo circa una settimana, 5 giorni forse, è sparito anche il saporaccio, il cattivo sapore che sentivo in bocca, è sparito anche quello. E infatti ho detto, evviva, ce l'abbiamo fatto. Poi pian piano, diciamo che non è stato tutto rose e fiori perché mi capitava che se dovevo cucinare io, non lo so, si vede che o mi saziavo
dall'odore che sprigionava il cibo mentre lo preparavo, che quando mi sedevo a tavola a mangiare riuscivo a mangiare due o tre bocconi, poi il mio stomaco si chiudeva, a volte, due o tre volte mi è capitato appunto che dovessi rimettere, ma senza nausea, senza niente, era proprio il mio stomaco che non reggeva. Ma invece se era tipo mia mamma, mia suocera, mio compagno a cucinare, mangiavo tranquillamente, primo, secondo contorno, frutta, e digerivo benissimo, non avevo veramente nessun problema. Comunque, ho iniziato a stare meglio, ho iniziato ad avere le prime voglie, mi è capitato di avere voglie sia di roba salata che di roba dolce, quindi così. Però cioè, non so come descriverle, ho tanto sentito parlare di queste famose voglie, ce le ho avute anch'io, ma è semplicemente come dire, tra virgolette, il desiderio, mi piacerebbe mangiare questo, ma non è che se non ce l'avevo, non mangiavo quella determinata cosa, oddio, una tragedia, no, cose normali, bene o male sono stata fortunata perché alla fine tutte le mie voglie mi sono stata accontentata. E niente, ho iniziato, ho ricominciato a mangiare come si deve. L'unica cosa che non so, i primi mesi comunque, si sa che nella gravidanza determinati alimenti non si possono mangiare, bisogna seguire una, tra virgolette, certa dieta. Ecco, i primi 3 mesi, se magari state male, come è successo a me, non sentite bisogno di niente, cioè vi ritenete fortunata se riuscite a mangiare qualsiasi cosa. Ecco, una volta che tutti i problemi, tutti i fastidi spariscono, vedete quei determinati alimenti che vorreste mangiare ma non potete. E infatti io dicevo, uffa, cioè volevo mangiare quel formaggio, non lo potevo mangiare, volevo mangiare il salame, non lo potevo mangiare, volevo mangiare, che ne so, l'insalata russa, non lo potevo mangiare perché era fatto con l'uovo fresco. A maionese non lo puoi mangiare, quello non puoi mangiare. È stato un pochino così, soprattutto per me perché io non ero immune non sono immune alla toxoplasmosi, infatti ogni mese io faccio un prelievo di sangue per vedere se è tutto a posto. Comunque, dopodiché, nel mio quarto mese ho avuto il richiamo per il tritest, cioè per andare a fare il secondo prelievo. Lì c'è stato il colloquio con un dottoressa, un'ostetrica, non so chi, non mi ricordo adesso chi fosse, dove ci spiegò bene a che cosa serviva questo tritest. E chi fosse curioso di sapere, vi dico se, vi invito sempre di andare a vedere il video dove parlo del mio primo trimestre di gravidanza perché ne ho già parlato lì. Comunque, sta di fatto che niente, sono andata a Torino a Sant'Anna, ho rifatto questo secondo prelievo. Abbiamo aspettato quei 3 giorni perché vi dicono che una volta che si fanno il secondo prelievo ci sono 3 giorni di attesa. Se in quei 3 giorni non siete chiamati al telefono, vuol dire che le cose vanno bene. Se invece durante quei 3 giorni venite chiamati al telefono dall'ospedale, vuol dire che molto probabilmente c'è qualcosa che non va, quindi venite richiamati per eseguire altri test. Molte volte sono falsi allarmi. Purtroppo ci sono poche volte che purtroppo qualcosa non vada. Quindi potete immaginare me, una volta fatto questo secondo prelievo, ho passato quei 3 giorni di inferno, anche perché sono 3 giorni lavorativi. E la cosa brutta era che poi c'era il sabato e domenica di mezzo, quindi alla fine sono diventati 5 giorni. Non vi dico. E comunque abbiamo fatto anche questo tritest. Poi dopo non ho ricevuto nessuna chiamata, né io, né mia mamma, né il mio compagno, perché bisogna lasciare 2 o 3 recapiti telefonici. Io ho lasciato il mio, quello di mio compagno e quello di mia mamma. E nessuno ha chiamato, quindi da un lato ero sollevata. Da un lato, giustamente perché poi l'esito te li mandano a casa, almeno io avevo scelto che me li mandassero a casa e non dovessi andare io a Torino a prenderli. E niente, insomma,
Alla fine poi dopo non so, non mi ricordo quanti giorni erano passati, comunque è arrivato l'esito, è tutto a posto, tutto bene. Una volta che abbiamo ricevuto questa bella notizia che la bambina, che il bambino fosse sano, comunque ho iniziato a fare i primi acquisti. Infatti avevo già pubblicato un video con i primi acquisti per il mio bambino. E niente, disturbi fisici poi ne ho avuti ancora, perché comunque la nausea era finita e tutto, però ho iniziato a soffrire di pressione bassa. Infatti io per tutto il quarto mese, per me uscire prima di mezzogiorno, uscire di casa per andare a fare qualcosa di serio, oltre che una passeggiatina fuori col cane, era impegnativo perché potevo crollare da un momento all'altro, proprio mi prendeva il capogiro, sentivo le gambe deboli, molli, infatti era un po' così. Ho iniziato a soffrire di mal di schiena. Vabbè, poi ha iniziato, comunque la pancina ha iniziato a vedersi ufficialmente. E cioè, a me capì, io ero abbastanza mongolina, quindi da me sin da subito la pancia si vedeva. Però è normale, chi mi conosceva, i parenti, tutto sì. Però uno che ti vede per strada, sai, rimane nel dubbio, è grassa o incinta? E allora poi, dopo, insomma, ufficialmente nel quarto mese, è spuntata fuori anche questa pancina. Poi ho iniziato a soffrire anche di crampi notturni, cioè mi capitava che mi svegliavo con dei dolori allucinanti. E niente, poi nel quarto mese comunque ho fatto anche un'altra visita dalla mia ginecologa, mi ha misurato, tutto a posto, mi aveva fatto sentire il battito del cuore. Infatti prima mi aveva fatto, cioè, tra virgolette, mi aveva preso un pochino in giro, perché ti mettono quel macchinario dove non ti fanno l'ecografia ma si sente solo il battito. E lei navigava con questa sonda, non so come chiamarlo, e io non sentivo il battito, sentivo dei rumori strani. E infatti a un certo punto la dottoressa mi ha fatto due occhi tanti, perché dico: oddio, dov'è? Non si sente il battito del bambino, oddio. E lei si era messa a ridere, e poi appena aveva rispostato la sonda ho iniziato a sentire di nuovo il cuoricino, pum 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 pum, dico grazie a Dio ci sei. E dopodiché è normale, una volta che si inizia a stare un pochino bene, non vediamo l'ora di sentire se si muove o no. Io poi nel quarto mese ho iniziato piano piano a sentirlo. Prima erano dei sorfagli, per me erano anche abbastanza fastidiosi perché era tipo un solletico dall'interno, una cosa un po'. Prima non è stato subito, diciamo, amore a prima vista, ma poi ha iniziato a farsi un pochino più deciso. Soprattutto la sera mi capitavo dopo cena, cioè insomma, mi coricavo nel letto, mi guardavo la televisione. Mi mettevo con le mani sulla pancia e sentivo da dentro dei piccoli, insomma, dei piccoli movimenti, ecco. E niente, questo è quanto, e questo è stato il mio quarto mese di gravidanza. Insomma, da un lato stavo meglio, dall'altro sono comparsi nuovi sintomi. Però diciamo che andava bene, poi ormai c'era la voglia, soprattutto di una volta che ci avevano accertato che insomma, bene o male, stesse bene, volevamo sapere il sesso di questa creatura. Ma di questo poi vi parlerò nel quinto mese di gravidanza. E niente, spero che questo video vi abbia fatto piacere. Chiedo scusa se non sto sempre a fissare lì in camera, ma non sono abituata a fissare l'obiettivo. E niente, come al solito vi invito a visitare la mia pagina di Facebook, Ali Beatrice 90, e insomma, la mia, come si dice, a seguirmi su Instagram, sempre Ali Beatrice 90. Io vi mando un grosso grosso bacio e spero di rivederci, di sentirci, insomma,
molto presto con un nuovo video. Ciao ciao!